Il professore e la moglie. Frequentavo la casa di un professore universitario a Via dei Serpenti. Venivano mamme che cercavano un contatto con i propri figli trapassati. Alcune di loro praticavano la scrittura automatica. Il professore e la moglie di controra, è importante, praticavano spesso l'abacomanzia, comunemente chiamata tabellone. Una volta ricevettero la comunicazione di un'entità che disse di essere un vinaio e di avere la bottega in una via vicina a Via dei Serpenti. Senza dichiararsi, il professore e la moglie andarono nella bottega e fecero parlare il vinaio. Questi disse che all'ora di pranzo abbassava la saracinesca e di controra dormiva per un'oretta. Come si spiega? Commento. Si spiega col fatto che alla finestra aperta nel piano astrale, che noi chiamiamo abacomanzia, o durante altre mantiche, si possono affacciare inconsapevolmente entità ancora incarnate che sono nel sonno come il vinaio. In grandi cerchi è accaduto che le forti forme pensiero di libri scritti da persone trapassate o anziani ancora incarnati hanno contaminato le trance.